Buongiorno, benvenuti martedì 6 dicembre in diretta dal mezzogiorno, potete mettere a posto gli orologi, anche oggi in diretta negli studi di Cremona 1, un sacco di ospiti in ore 12, anche un sacco di collegamenti come potete immaginare, visto che Cristina Coppola non è qui accanto a me in questo momento, vedremo dopo dove riusciremo a raggiungerla grazie ai nostri collegamenti esterni in diretta. Allora, di cosa parleremo oggi? Beh, intanto parleremo della CRART, che appunto conosciamo bene perché questa associazione che ormai da qualche anno è specializzata nel raccontarci i segreti di Cremona, segreti diciamo dal punto di vista turistico e culturale. Ebbene, la CRART ha realizzato una guida turistica, una nuova guida turistica, per la verità sono due, una un po' più, due volumi, uno un po' più diciamo completo, l'altro più sintetico, sono stati ufficialmente presentati ieri e oggi li presenteremo anche durante la nostra trasmissione. Questa sera ultimi festeggiamenti per i 120 anni della prima proiezione cinematografica al Filo di Cremona, una ricorrenza che viene celebrata questa sera alle 21 con la proiezione di Viaggio in Italia, una serie di filmati del cinema muto con accompagnamento musicale. Devo dire che ho avuto modo di vedere un brevissimo spezzone ed è veramente molto interessante perché ci riporta in quella che appunto è l'Italia dei primi anni del Novecento, se non ho visto male. Comunque poi gli amici del Filo ci racconteranno un po' meglio insomma di cosa si tratta. Poi vi presenteremo un ragazzo simpaticissimo, uno studente universitario, un atleta, si chiama Luca Tironi. E Luca Tironi da qualche tempo ha deciso di raccontare la storia, la sua storia che insomma lo vede impegnato in una sorta di gara, una gara, una lotta molto particolare che dopo ci racconterà. Però vi dico, l'atletica leggera purtroppo non c'entra. E poi parleremo invece di un campo profughi in Grecia, il campo di Katsikas, uno dei campi profughi allestiti nei primi mesi di quest'anno per ospitare appunto i profughi provenienti da tanti paesi in guerra, quindi Afghanistan, Siria, Iraq, Iran. Ci sono due ragazze cremonesi che la scorsa estate, durante il mese di agosto, sono andate proprio in questo campo profughi e tra poco ci racconteranno la loro esperienza. Prima di proseguire con la nostra programmazione vi ricordo due appuntamenti. Uno ci porta a Crema, prosegue la rassegna Il Viaggio attraverso le immagini. Questa sera si parlerà di Tibet, ultima frontiera, sette viaggi alla ricerca dell'anima del Tibet. Questa è la foto, una delle tante e splendide foto che questa sera saranno proiettate al Centro Culturale Sant'Agostino in via Dante 48 a partire appunto dalle 21 e ovviamente l'ingresso è libero. Un altro appuntamento che voglio ricordare è un intervento questa sera dedicato alla grande Maria Callas. Alle 22 riprende la rassegna Canaglie, curata da Massimiliano Pegorini. L'appuntamento è all'antica osteria del Fico in centro a Cremona. Il ciclo consente di conoscere le vite di personaggi al tempo stesso scomodi e geniali che in vari campi dell'arte hanno segnato le nostre vite. Parliamo adesso della programmazione di Cremona 1. Questa sera torna l'appuntamento con le città della musica, condotto come sempre, realizzato e curato da Federica Priori. Eccola che ci viene a trovare. Grazie per averci raggiunto nel nostro salotto. Ciao Federica. Poi bellissimo natalizio, io apprezzo molto tutto questo rosso. Abbiamo visto Maschi che aveva preparato con cura, quindi sono contenta di essere qua. Facciamo il possibile per rendere natalizio, per creare l'atmosfera anche nel nostro salotto. Allora, le città della musica, questa sera che cosa ci proporrai? Una nuova puntata, anche in questo caso, insomma, è qualcosa che non si vede proprio di consueto, perché parliamo dei fondi musicali della Biblioteca Statale di Cremona. Sono fondi chiaramente che sono consultabili dal pubblico su richiesta, però non sono sempre accessibili, bisogna davvero fare una richiesta particolare perché sono quelle classiche cose che vanno trattate letteralmente con i guanti. Innanzitutto iniziamo a vedere intanto le prime immagini, queste sono le sale classiche di consultazione e fra breve
nella macchia questo estratto di puntata che ho preparato, vedremo invece quali sono proprio, eccoli qua, i libri più antichi. Vanno trattati con cura, ma noi abbiamo avuto per questa puntata due guide di eccezione. Innanzitutto il direttore proprio della Biblioteca di Cremona, Stefano Campagnolo, e poi anche la responsabile dei fondi musicali, che è Raffaella Barbierato. Ci sono dei pezzi davvero unici, ci sono innanzitutto lettere davvero incredibili di autori quali Paganini, quindi non solo cremonesi, che si scrivevano e ci raccontano non soltanto di se stessi e della musica, ma più in generale della situazione di Cremona. E poi ci sono libri miniati come questi, parleremo anche proprio di come si è evoluta la scrittura musicale dalle sue origini, quando ancora le note si facevano quadrate, fino all'invenzione poi dei caratteri mobili, quindi come si è evoluta nel tempo. Andremo quindi dai manoscritti praticamente medievali, anche in alcuni casi con disegni come questo davvero incredibili, fino a invece composizioni più moderne. Ci saranno anche autori cremonesi, parleremo dai grandi classici come Amilcare Ponchielli, del quale ci sono anche alcune partiture originali, invece a forse autori meno noti come Manna, per esempio. Eccola, vedete qua proprio la firma di Niccolò Paganini, insomma sono davvero delle cose particolari. Questo è un particolare, un disegno, questo invece è addirittura una tessitura, insomma sono libri davvero belli anche nell'estetica e molto particolari, quindi davvero avremo modo di fare questo viaggio speciale e parleremo di musica, in questo caso unendo la letteratura invece all'arte delle note. E allora ricordiamo l'appuntamento con le città della musica questa sera su Cremona 1, con questo viaggio all'interno appunto delle raccolte così preziose della biblioteca. Grazie Federica. Grazie a voi. Buon lavoro. E alla prossima. E a noi andiamo avanti ricordando un altro appuntamento sempre qui su Cremona 1. Alle 21 torna l'appuntamento con Basket & Co. Che cosa proporrà questa sera? Vediamo. Non lo vediamo? Sì, forse. Ah, non c'è, allora non lo vediamo. Ci limitiamo a ricordarvi l'appuntamento alle 21 per tutti gli appassionanti di basket. A questo punto siamo pronti per collegarci con Cristina Coppola, che oggi si trova presso lo Hollis Medical Center, uno studio medico associato di Cremona. Ma ci dobbiamo preoccupare, Cristina, stai bene? Tutto a posto? No, Giovanni, sto benissimo, non ti preoccupare, però nel caso spieghiamo un po' come cercare di migliorare alcune situazioni, lo facciamo qui appunto all'Hollis Medical Center in compagnia di Augusto Bagnoli e dei suoi assistenti, no? Chiamiamoli così. Cosa fate qua intanto? E poi raccontiamo anche che cosa faremo, cosa si potrà vedere oggi. Allora, noi siamo una struttura di indirizzo riabilitativo, medico-fisioterapico. Oggi siamo qui nella nostra dépendance, chiamiamo così, è la nostra nuova struttura, di cui siamo molto orgogliosi e siamo lieti di ospitare sia i telespettatori che l'emittente. Oggi vogliamo mostrare come il movimento, e comunque volgarmente la ginnastica, il movimento può essere una stimolazione sul sistema nervoso centrale e come molto spesso ripetere sempre le stesse cose non dà nessun vantaggio, oltre che essere a volte dannoso. Mostreremo due diverse situazioni, una persona di mezza età e che non ha mai praticato attività fisica, e un atleta, un signore di 58 anni, molto atletico. Mostreremo due modi simili di lavorare sullo stesso obiettivo. Chi c'è qua con te? Qua abbiamo Marco Galbarini, abbiamo Matteo Trovati e Francesco Longhi, rispettivamente l'ultimo è il nostro fisioterapista e gli altri due ragazzi sono due kinesiologi laureati in scienze motorie che sono i nostri collaboratori. Allora, per darti un'idea, Giovanni, mi hanno già sgridato perché ovviamente, vista l'altezza loro soprattutto, io mi sono presentata con dei tacchi belli alti e mi hanno già sgridato perché insomma i tacchi non vanno bene, no? I tacchi non vanno bene, però noi ovvieremo anche a questo, cercheremo di far lavorare le persone per poter permettere di mettere i tacchi. Allora vedi che ho trovato il posto per me. Noi ci vedremo tra poco, un po' più tardi, per entrare in palestra e mostrarvi quindi gli esercizi e come si lavora. A Bene, te la linea, Giovanni. Grazie Cristina. So che si è portata appunto Cristina la tuta, quindi vedremo anche lei poi impegnata, almeno così spero. Te lo auguriamo tutti quanti. Ok, adesso veniamo ai nostri primi ospiti, quando sono le 12:10. Due ospiti, due ragazze cremonesi, si chiamano Elena Bodini e Alice Mele. Buongiorno, buongiorno, benvenute. Buongiorno, grazie. Allora, queste due giovani ragazze sono appunto di Cremona e quest'estate hanno pensato di
trascorrere alcune settimane in Grecia per, nell'ambito appunto di un'operazione di volontariato per portare aiuto a dei profughi che si trovavano presso un campo a Katsikas. E ieri pomeriggio hanno raccontato questa loro esperienza anche attraverso solo i loro ricordi, ma anche attraverso alcune fotografie che poi vedremo anche noi. Ecco, allora intanto vi chiedo, perché quest'estate avete pensato di trascorrere il mese di agosto in un campo profughi? Allora, innanzitutto per quanto riguarda me è connesso anche con gli studi che sto facendo, nel senso che ho appena concluso un master sull'immigrazione a Venezia, quindi è un po' nata la volontà di mettere in parallelo lo studio con l'esperienza concreta. E questa volontà ci accomuna entrambe, quindi... Quindi insomma, volevate andare sul campo, è il caso sì. di dire, proprio per vedere come quella che veniva rappresentata e raccontata da tutti, insomma, come una grande emergenza, no? Questi profughi che stavano tentando di arrivare in Europa attraverso la via dei Balcani venivano esatto. poi in realtà al confine della Grecia, venivano poi fermati e hanno tentato di fermarli in tutti i modi, ricordiamo muri, sì. reti, filo spinato, eccetera, eccetera. Quindi era una situazione di grande tensione e quindi insomma siete andati in situazioni, diciamo, con forte disagio. Sì, poi il campo dove siamo state noi era già stato aperto da 5 mesi, mm-hmm. quindi in realtà la situazione di emergenza non era quella che magari ci potremmo aspettare da qui, che invece c'è nelle città grandi come Atene, che adesso sono il bacino più grande che raccoglie i primi arrivi. Però ovviamente i problemi sono molti, sono altri e certo. sono legati alla quotidianità di una continua vita che deve... Allora, i problemi ce li raccontate, adesso stiamo vedendo un filmato che ci mostra un po' anche quelli che sono alcuni aspetti appunto di questo campo. Intanto i profughi presenti sono un po' da vari paesi, no? Afghanistan, Siria, Iran, Iraq, sì. insomma. Ecco, voi quando siete arrivate in agosto che situazione avete trovato? Allora, innanzitutto sul campo sono presenti diverse associazioni e grandi organizzazioni in parallelo. Noi siamo partite come volontari indipendenti, quindi slegate mm-hmm. da qualsiasi associazione. E la giornata dei volontari si divideva tra varie attività che erano già state messe in piedi dai volontari che sono arrivati da aprile, quando è stato aperto il campo, e che appunto avevano avviato una serie di attività giornaliere. Esatto, sì. Puoi raccontare un po'? Sì, erano state appunto messe in atto attività, comunque nel giro di 5 mesi, insomma, la situazione è cambiata molto dall'inizio. A quanto pare all'inizio era molto emergenziale, mentre quando siamo arrivati noi dopo 5 mesi era più una cosa di riempire ogni giorno con varie attività, quindi c'erano attività più pragmatiche, quindi distribuzione di cibo in concomitanza con i militari che comunque erano presenti sul campo, visto che era appunto un campo militare. Però c'erano anche altre varie attività più legate al anche un po' culturali, si può dire, non so, c'era una biblioteca, una scuola che era autogestita dalle persone del campo, che però era un'iniziativa di alcuni volontari tedeschi che erano arrivati e avevano costruito questa scuola. Poi c'erano anche spazi per i bambini, spazi di gioco. Quindi insomma si è tentato di dare una sorta di dignità, no, a questo, esatto. a questo campo, anche se poi leggevo uno dei problemi maggiori, oltre ai numerosissimi problemi pratici, era legato alla noia. In che senso? Sì, noi l'abbiamo un po' messa giù così per parlarne, perché effettivamente è uno degli aspetti che non ci potevamo immaginare prima di arrivare e che anzi ci hanno presentato una volta arrivate nel campo e abbiamo dovuto metterci un po' di giorni per capire che cosa significasse. Cioè? Il punto è che la gestione militare, comunque la gestione emergenziale, sopperisce semplicemente al bisogno di cibo e di una tenda di riparo. Ma poi il problema di queste persone, della migrazione in generale, è l'attesa infinita che le caratterizza. E quindi si rende necessario il fatto di riempire le giornate, di dare uno scopo, appunto effettivamente una dignità, perché ci sono persone che passano nella tenda tutto il giorno, tutti i giorni, senza avere niente di concreto da fare, ed è anche emotivamente difficile da sostenere. Quindi per questo si è cercato di
anche solo attraverso la distribuzione dei sacchetti dell'immondizia, che era una delle attività che abbiamo fatto, di passare di tenda in tenda, accettare il caffè, il tè, il cibo, per spendere del tempo con le persone, cercare di parlare in lingue. Ecco, che tipo di rapporto avete instaurato con i profughi? Inaspettatamente è stato una costruzione di un rapporto molto bello. Noi non ci immaginavamo una cosa del genere, pensavamo che fosse proprio solo un lavoro. Invece è stato un condividere uno spazio e proprio condividere le giornate. C'era una volontà da entrambe le parti, sia dagli abitanti del campo che dai volontari, di costruire qualcosa di bello in quel posto e insieme. Quindi qualsiasi atteggiamento che non fosse, non so, che non fosse positivo, comunque non era assolutamente contemplato, infatti, perché sì, era una coabitazione proprio, anche dal punto di vista delle attività, per esempio, non era solamente un assistenzialismo, si cercava di coinvolgere, comunque, per esempio, c'erano molte attività che erano svolte dai volontari in collaborazione con abitanti del campo, per esempio la distribuzione del pane, la pulizia degli la spazi. Pulizia, esatto. Si e quindi di... anche attraverso le attività insieme si riusciva a conoscere le persone, poi parlando principalmente in inglese. Vero, comunque sì. Anche molti ragazzi della nostra età parlavano molto bene l'inglese, anche imparato al campo, quindi le relazioni sono state molteplici, dai bambini a appunto i ragazzi. Profughi tutti uguali o a seconda della provenienza, diciamo, caratterialmente c'erano magari in alcuni casi più difficoltà? Ma le difficoltà sinceramente erano esclusivamente linguistiche. Quindi con le persone magari adulte che parlavano solo arabo si riusciva comunque a comunicare, perché una comunicazione si riesce sempre a fare, però forse solo in quel caso. Ecco, era tutti più... accomunati da una grande speranza. Sì. Quella sì, di riuscire a raggiungere altri paesi europei. Sì, di magari raggiungere anche familiari che hanno già avuto la possibilità di arrivare in Germania, piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in Francia. E quindi insomma questo obiettivo li spingeva poi ad affrontare questi lunghi percorsi, sì, con grandi disagi, anche grandi pericoli e grandi difficoltà. Insomma, sì, un coraggio che... Quindi anche storie appunto di gente che aveva lasciato, aveva dovuto abbandonare altri, magari altri familiari, i loro beni. La loro casa, pur di inseguire questa speranza, no, in Europa. Sì, assolutamente. E voi li avete incoraggiati? Com'è diciamo, il vostro atteggiamento? Perché tra l'altro è questo poi l'aspetto che voglio approfondire alla luce anche, mi pare di aver capito, dei tuoi studi. Uh-huh. Quindi un fenomeno questo di proporzioni enormi che molti di noi provano a capire, ma insomma è molto difficile, quindi poi scattano anche delle chiusure, molto spesso inevitabili, mentre due giovani ragazze come voi, che poi hanno anche una preparazione specifica, che tipo di, mi verrebbe da dire, aiuto ci potete dare? Ma in realtà è una domanda difficile, perché è un continuo quesito, secondo me, che ci poniamo anche noi. La parte amara, negativa, mi viene da dire, è la consapevolezza dell'inevitabile lunghezza dei tempi burocratici, delle procedure, nel senso che anche le persone in Grecia, come le persone che chiedono asilo in Italia, hanno davanti a sé dei mesi, se non degli anni di attesa prima di raggiungere, per esempio, il paese che viene richiesto. Quindi un po' questo aspetto dell'impotenza di fronte a queste procedure infinite che sono determinate dall'alto. Dall'altro, quello che si cerca di fare, appunto, nel nostro piccolo, nel campo, cercare di accompagnarli per il tempo in cui noi eravamo là, riempiendo il tempo e ascoltando le loro storie, che alcuni avevano molta voglia di raccontare. Certo. Ecco, quindi comunque da parte di tutti grande comprensione e grande tolleranza, perché voglio dire, poi da parte loro c'è la voglia, la speranza di raggiungere posti, insomma, ambiti e di raggiungere una sorta di condizione, di migliorare la loro condizione. Dall'altra però c'è anche chi reagisce con grande chiusura. Ecco, quindi bisogna un po' tentare di mediare, no, queste due posizioni. Certo. E non è così facile. No. Ma voi avete individuato... La chiusura. Ma in realtà abbiamo avuto un'esperienza abbastanza positiva riguardo al paesino greco. Sì.
E quindi il paesino greco che torto realtà... collo, insomma, doveva comunque accoglierli, nel senso... Sì, beh, in realtà... Però poi alla fine li ha accolti con un certo spirito, mi pare. Sì, che... e poi loro erano fisicamente spostati a un chilometro da questo paesino, che però li vedeva prendere il caffè nei bar, eccetera, e quindi in realtà anche ha avuto un incremento da un punto di vista economico. Economico. Vabbè. Vediamo alcune foto scattate da voi, e tra l'altro sono foto che mettono in evidenza anche quelli che sono appunto alcuni disagi, come dire, pratici e logistici, no? Quindi sì, comunque un campo profughi con dove si sta in tenda, vedete, qui c'è della spazzatura, poi c'è fango quando piove, sì, il caldo, insomma, quindi insomma ci sono disagi. Sì, no, le condizioni climatiche non sono assolutamente favorevoli, soprattutto quelle greche di quella zona in particolare, che... certo. Tanti bambini anche abbiamo visto anche prima nelle immagini. Tanti bambini, tantissimi bambini. Quindi tutte le generazioni lì insieme, però bisogna dire, mi pare che dalla vostra esperienza comunque emerga, come dire, una sensazione positiva in come queste situazioni sono state gestite. Beh, sì diciamo, no? Che in generale comunque quando andiamo a parlare di queste cose decidiamo anche di parlare soprattutto delle cose belle, di quello che ci ha portato in questa esperienza, perché è stata anche un po' la parte inaspettata. Poi ovviamente, come ci si può immaginare, ci sono anche tantissime cose spiacevoli, infelici da vedere, di cui magari si cerca di, non di non parlarne, ma comunque è bello concentrarsi anche sul lato positivo. Insomma, un po' di ottimismo, esatto, anche nella gestione di queste cose. Sì. A proposito di speranze, voi avete promosso una raccolta fondi. Sì, esatto. In che modo, in che termini? Beh, nei termini nel senso che abbiamo iniziato un nuovo progetto una volta tornati, non volevamo che questa esperienza rimanesse una parentesi. Quindi abbiamo iniziato un nuovo progetto e abbiamo aperto una raccolta fondi su buona causa, perché pensavamo di ritornare là durante le vacanze di Natale per una settimana, 10 giorni, e portare i fondi che saremmo riusciti a raccogliere. E sul sito sono spiegati punto per punto il progetto che vorremmo realizzare. Comunque in generale risponde a dei bisogni materiali innanzitutto, e poi prevede altre varie attività. Ok, quindi a Natale pensate di tornare, sì, pensate di portare appunto quanto raccolto. Il sito, sì, qual è? Non ho capito. Buonacausa.org. Comunque c'è anche una pagina Facebook a cui fare riferimento, che si chiama Beyond the Borders Katsikas Camp. Ok, allora buonacausa.org per aiutare la raccolta fondi per questo campo profughi di Katsikas in Grecia, dove Elena Bodini e Alice Mele torneranno a Natale. Speriamo possiate portare tanti regali. Speriamo. È il caso di dire. Grazie. 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 Dobbiamo fermarci per qualche istante. Le 12:27 minuti, ancora in diretta dagli studi di Cremona 1. Siamo pronti per un altro collegamento con Cristina Coppola, sempre presso l'Olis Medical Center, questo studio medico associato specializzato nella medicina dello sport. Cristina, stai già vogando? Cosa stai facendo? No, niente, ferma. A te la linea. No, Giovanni, so che tu mi vuoi vedere qui al lavoro, ma io in questo momento mi trovo in palestra, sì, ma sempre con i miei tacchi e il mio abbigliamento normale, perché a lavorare saranno magari altri. Cosa vedremo tra poco, Augusto? Allora, oggi abbiamo qua con noi Pierluigi, che è un signore di 58 anni, devo dire molto in forma, quindi mostreremo una persona allenata e lo metteremo un po' in difficoltà. Cercheremo di lavorare su una stimolazione del sistema nervoso centrale con dei cuscini speciali che lo mettono in disequilibrio, e sul rinforzo della parte lombare e addominale, sulla cosiddetta core stability, la stabilità del tronco, che è fondamentale in tutti gli sport ma anche nella vita comune. Questa è una batteria di esercizi che Marco e Matteo hanno studiato per lui. Ecco, esercizi che possono essere fatti, intanto cominciate pure Matteo, possono essere fatti da tutti o ci vuole comunque dell'attenzione? Allora, in questo caso abbiamo alzato un po' il livello, perché è ovvio che nella seconda fase vedremo una signora che non è pratica di attività sportiva, e quindi cercheremo di lavorare su una base, diciamo partendo dalla lettera A dell'alfabeto, per così dire. Sono esercizi che comunque vanno sempre calibrati sullo stato di salute della persona. Bisogna sempre sapere se eventualmente vi sono problemi vertebrali, discopatie, eccetera. Questo è un'accortezza che va presa, visita medica sportiva per sapere lo stato cardiovascolare.
Per il resto, se non vi sono problemi di salute, sono esercizi che possono svolgere tutti. Ovviamente all'inizio sotto il controllo è sempre meglio. Ecco, perché mantenersi in forma anche oltre una certa età, chiamiamola così, anche perché lui comunque ancora è giovane e assolutamente attivo. Perché continuare a lavorare sul proprio fisico e sul proprio corpo? Allora, noi siamo un sistema biologico in costante evoluzione, cioè la meraviglia del corpo umano è questa. Riceviamo tutti i giorni stimoli e tutti i giorni ci adattiamo. Quindi la cosa bella è che anche, diciamo, in età avanzata il nostro sistema nervoso centrale si modifica e le nostre strutture hanno possibilità di modificarsi. Ovviamente va tutto calibrato. Quello che io faccio a 65-70 anni non è quello che faccio a 20 anni. Ma io dico che c'è sempre spazio e c'è assolutamente bisogno di muoversi sempre. Ma anche per chi non ha mai fatto niente nella vita, quindi cominciare, come tu dicevi, la signora che vedremo più avanti, cominciare a un certo punto e dire adesso è ora che cominci a pensare un po' anche al mio corpo. Ti ringrazio di adesso è ora perché abbiamo l'ora. Sì, io dico di sì, perché ovviamente noi abbiamo voluto creare una rete di professionisti che possono interagire e occuparsi delle persone che iniziano, tenendo conto del loro stato di salute, e quindi si calibra il lavoro sullo stato di forma e di salute delle persone. Tutti possono iniziare e devono iniziare. Adesso vedremo un altro esercizio. Qual è l'utilità di questo esercizio? L'utilità è doppia, perché in questo caso creiamo un'instabilità, obblighiamo il nostro sistema nervoso centrale a modificare continuamente posizione per resistere e stare in equilibrio. Nello stesso tempo lavoriamo sulla stabilità dell'addome, quindi il movimento delle braccia è assistito dalla fissazione dei muscoli che stabilizzano il tronco. Questo è molto importante per stabilizzare la schiena, per avere una schiena forte e che non presenti problemi. Ecco, intanto prosegue Matteo appunto a mostrare gli esercizi, perché anche bisogna fare molta attenzione a non commettere degli errori, a fare movimenti errati. Esatto, perché qua stiamo lavorando su un'inclinazione laterale della colonna e del tronco, quindi è un movimento che mette in tensione le strutture vertebrali e va assolutamente controllato. Tengo a ripetere ancora che tutte le persone che fanno questo vanno prima valutate dal punto di vista vertebrale, che non abbiano problemi. Però questo è un ottimo lavoro di mobilizzazione. Noi mobilizziamo molto poco la colonna vertebrale su tutti i piani, e questo è uno dei problemi. Ecco, abbiamo parlato tanto in studio appunto del lavoro sedentario, ma ogni quanto andrebbero fatti questi esercizi, questo tipo di esercizi? Con quale frequenza bisogna far attivare in qualche modo il proprio corpo? Ora, noi siamo nati per muoverci. Cioè, se andiamo un po' all'origine della nostra evoluzione, eravamo fatti per cacciare o per scappare perché eravamo cacciati. Quindi è normale che il movimento dovrebbe essere praticato tutti i giorni. Ovviamente noi contrastiamo la nostra attività con il fatto che siamo sempre seduti, sempre poco mobili. Io dico che però ci vuole buon senso, dobbiamo calibrare anche i tempi della nostra vita quotidiana, eccetera. Io penso che 2 volte la settimana, /3, siano assolutamente sufficienti e buone. 2 volte la settimana, /3, e per quanto tempo, quanto a lungo bisogna lavorare? Solitamente io dico tra i 40 e i 50 minuti è già un buon tempo, se si riesce a lavorare bene, buon lavoro. Qui cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo una rotazione della colonna vertebrale assistita dalle braccia, quindi le braccia sono un tramite e stiamo sempre lavorando sulla stabilizzazione, sulla stabilità del tronco. Comunque, io adesso vorrei dire 2 parole anche ai ragazzi, perché loro sono molto bravi e interagiscono molto tra di loro. Marco, se puoi venire un attimo e poi facciamo parlare Matteo, così se mi dici 2 cose su quello che è questo tipo di lavoro. Ma sono lavori in dinamica che combattono comunque contro il discorso che facevamo l'ultima volta riguardante la sedentarietà e l'immobilità del rachide di cui parlava prima Augusto. Sono lavori stimolanti anche dal punto di vista del concetto, ovvero c'è un processo mentale per arrivare a fare degli sforzi, come abbiamo visto, e c'è una progressione da affrontare.
quindi non si parte direttamente da qui, ma l'allenamento si adatta a ciascuna, alle caratteristiche che ha ciascuno. Il lavoro che ha fatto fare Matteo è molto interessante, ci sono dei principi di disequilibrio e di fissazione muscolare in rotazione, quindi non è proprio una cosa semplicissima, non si parte da qui, ma si arriva qui. Allora Matteo, vuoi aggiungere qualcosa anche tu, vengo a raggiungerti, sul tipo di lavoro che avete fatto? Ma guarda, hanno detto quasi tutto sia Augusto che Marco, sono lavori appunto di fissazione e sono ovviamente esercizi a cui si arriva. Il processo per arrivarci è lungo, ma sono in grado tutti di farlo. Pian piano ci si porta le persone a farlo, da chi è più immobilizzato a chi ha più mobilità, tutto qui. E allora Giovanni, avete capito perché non li ho fatti io gli esercizi, perché è meglio che non cominci da questo punto, perché comunque erano già anche abbastanza complicati. Allora, noi vi salutiamo per il momento, adesso cambiamo location, ci spostiamo in un'altra sala per fare altri esercizi, dopodiché ti richiederò la linea. A tra poco. Grazie, grazie Cristina. Lasciamo la palestra e entriamo al cinema, perché ricordiamo che il Cinema Filo festeggia i 120 anni dalla prima proiezione, il 20 settembre 1896, il Teatro dei Filodrammatici ha ospitato la prima proiezione cinematografica di Cremona, naturalmente insomma una storia molto lunga che viene celebrata in queste settimane, già da qualche settimana infatti c'è una mostra in corso alla Filo con documenti e altre testimonianze di questa lunga storia, e questa sera diciamo termina questa celebrazione. Ne parliamo subito con Giovanni Schintu, che ci è venuto a trovare, bentornato. Grazie. E insieme a lui vediamo anche Luca Befera e Luca Guidarini, che fanno parte del collettivo studentesco di improvvisazione musicale. Perché, Giovanni, che cosa proietterete questa sera? Allora, questa sera proietteremo un film di montaggio proposto dalla Cineteca Italiana. Noi abbiamo selezionato dai 61 filmati che la Cineteca ha messo a disposizione un'ora, dei filmati più significativi. Vedremo per esempio l'ascensione del Cervino, piuttosto che le fontane di Roma, un primo approccio giornalistico a un terremoto. Sono tutti documenti che ci portano a vedere l'Italia con un occhio diverso. Ecco, guardate questa splendida Piazza San Pietro, mi pare di riconoscere, esatto, Fontana di Trevi. Insomma, tutte cose che risalgono alla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento. Esatto, vanno dal 1896 circa al 1912. E qui i tecnici della Fondazione Cineteca di Bologna, con cui collaborate continuamente anche per il famoso ciclo del cinema restaurato qui Piazza San Marco a Venezia, insomma qui hanno dovuto veramente faticare, perché restaurare queste pellicole non è semplice, però devo dire che il risultato è splendido. Hanno raccolto 5 ore di materiale, voi ne avete selezionato una. Adesso non so, questo terremoto sembra, ma non... sì, il terremoto. Credo che sia il terremoto di Messina del 1905. Ah, okay. Credo. Esatto, ecco, diciamo che la Cineteca di Bologna fa un doppio lavoro, perché da un lato c'è sì il restauro, però prima c'è tutto il lavoro di ricerca. Certo. È un lavoro che è iniziato circa una decina di anni fa e che non si è fermato con questo primo ciclo. Diciamo, il titolo originale è Grand Tour, perché appunto vuole riprendere la passione settecentesca di visitare l'Italia da sud a nord. Stesso filo rosso a questa loro idea. Questo, ecco, qui è sulle un primo Alpi. Inizio. Questo è l'ascensione del Monte Cervino. Hanno filmato questa ascensione, quindi ha anche un valore. Bisogna dire che il Buongiorno ancora non c'era, però no. Questo è un riferimento alla pubblicità esatto, la famosa... degli anni Ottanta. Esatto, esatto. Diciamo appunto, questo è un lavoro che ha molti, molti scopi, molti piani di lettura, perché c'è appunto quello giornalistico con il terremoto, piuttosto che la parte etnografica e di ricerca geografica proprio, oltre a quella più semplicemente turistica. Si vede da un lato un'Italia che forse non c'è più, ma è l'Italia che ci ha formato, che ci ha reso quello che siamo noi oggi e che ci ha reso famosi nel mondo. Non dimentichiamo che questi 61 filmati sono sì stati girati da cineasti, diciamo, italiani in nuce, ma abbiamo anche molti filmati fatti da cinematografari stranieri che vengono in Italia e riscoprono l'Italia con quello che è l'Italia, cioè un patrimonio culturale da visitare, da vedere e da esportare poi. Insomma, il viaggio in Italia, insomma, che aveva anche poi dei precedenti illustri, esatto, dal punto di vista letterario. Esatto, Goethe, allora, Winckelmann, esatto. E non solo. Allora, naturalmente, tutti filmati muti.
Certamente, certamente. E quindi non è che uno va al cinema, sta un'ora a vedere questi filmati pur belli, interessanti, però insomma è bene anche animare un po' la scena. E per farlo avete giustamente chiamato il collettivo studentesco di improvvisazione musicale. Studentesco perché fa parte dell'associazione studenti di musicologia e beni culturali, la facoltà presente a Cremona. E allora Luca Beffera e Luca Guidarini, questa sera sarete lì, cosa ci sarà, pianoforte? Allora, l'organico di stasera, come appunto quello del dottor Caligari, quando abbiamo musicato sempre il gabinetto del dottor Caligari, sempre al filo, è molto variegato, quindi ci sarò io alla chitarra, Luca al pianoforte, poi ci sarà anche un banjo, dei flauti, ci saranno archi, sintetizzatori e strumenti elettronici, quindi veramente la tradizione della musica colta classica si troverà questa sera improvvisando insieme a strumenti elettronici anche, quindi totalmente staccati dalla sua cultura. E quello che sentirete stasera, come per il gabinetto del dottor Caligari, sarà un'improvvisazione su riferimenti, su principi musicali che abbiamo deciso provando insieme. Quindi sarà una sorpresa anche per noi alla fine, perché comunque appunto essendo improvvisato... Certo, un'improvvisazione con Guidarini, ma quindi voglio dire, come si faceva un tempo, seguirete con il ritmo le immagini, quindi su una vetta alpina il ritmo si farà un po' più così intenso, oppure no, avete già una vostra... Non proprio. Mickey Mousing, diciamo... Però diciamo il fondamento è quello, abbiamo discusso a lungo si corta, abbiamo provato diverse possibilità e l'idea è più quella di ricreare il contesto di fondo marcando più che altro la nostra interpretazione dei corti, ma e appunto il viaggio in Italia offre spunti interessanti essendo il paesaggio italiano, ma anche gli eventi ripresi eterogenei e molto, molto ricchi di spunti musicali e visivi. E quello che faremo è, sulla base di quanto è stato discusso e quanto abbiamo deciso, è accompagnare il corto e dare una propria interpretazione appunto agli eventi, all'attività messa in scena. Insomma. Due parole, veramente abbiamo pochi secondi, sul collettivo studentesco, ma quanti siete? Siamo 10. Questa sera saremo 10, comunque l'organico è sempre variabile e siamo aperti a proposte. Tutti i nostri colleghi. Ma sì, quindi sì. Oltre a musicare film muti, voglio dire altre esibizioni, altre live, altri eventi che vi vedono protagonisti? Sì, diciamo abbiamo accompagnato dei testi di Shakespeare, ecco. E abbiamo musicato il gabinetto del dottor Caligari, però essendo l'iniziativa nata quest'anno, all'inizio di quest'anno. Insomma, siete a disposizione a disposizione, certo. Escludendo le feste private, presumo, diciamo, situazioni diciamo, più di livello culturale che vadano un po' oltre il banale compleanno, immagino. Beh, insomma, complimenti, anche perché dietro poi ci sono dei musicisti che appunto hanno come riferimento la facoltà di musicologia e beni culturali è presente qui a Cremona. Dobbiamo salutarci, a proposito, l'ultimo riferimento all'ultimo film della rassegna del Cinema Ritrovato, perché arriverà niente di meno che Il Mago di Oz, che possiamo anche vedere velocemente. L'appuntamento quando è? Domenica prossima? Allora, abbiamo deciso di spalmarlo su più giorni, dato il grande film che è. Lo faremo domenica alle 10:30 e martedì pomeriggio alle 5 nella versione in italiano per tutti, diciamo soprattutto per il nostro pubblico più giovane, e poi lo riproporremo mercoledì invece in lingua originale con i sottotitoli alle ore 16 e alle ore 21 per il pubblico che ama la lingua originale. Benissimo, io vi ringrazio e vi saluto con queste immagini del Mago di Oz. Grazie a Giovanni Schintu e grazie anche a Luca Beffera e Luca Guidarini. L'appuntamento è a questa sera al Cinema Filo per la chiusura dei festeggiamenti per i 120 anni del locale. Poi vi ricordo che alla fine ci sarà anche un grande brindisi in compagnia di tutti gli amici. Grazie e complimenti. Oggi è un po' la giornata di Luca, perché dopo Luca Beffera e Luca Guidarini, dopo questi due musicisti,
Abbiamo adesso un altro giovanissimo ospite, Luca Tironi. Ciao Luca. Ciao. Benvenuto. Allora, grazie. Molto giovane, 22 anni. 22 tra un mese, praticamente. Tra un mese. Ok, grande. 22 anni tra un mese, studente universitario. Sì. Di cosa non mi ricordo? Astronomia a Padova. Astronomia a Padova. Complimenti. Allora, grazie. Anche atleta, atletica leggera. Sì. Insomma, uno sportivo, eccetera. Allora, Luca oggi è venuto a trovarci perché da quasi tre anni... Sì, da quasi tre anni. Da quasi tre anni, diciamo, ha intrapreso una sorta di gara che è un po' particolare, che non c'entra con l'atletica leggera. Una gara che tu hai deciso, tra l'altro, di raccontare attraverso dei filmati molto belli, molto intensi e anche molto spiritosi su YouTube. Allora, io adesso, per introdurre un po' l'argomento, farei proprio partire Luca da YouTube, che ci racconta che cosa sta facendo. Nella vita c'è la prima volta per tutto. E visto che dopo la mia prima volta ce ne sono state altre, ve la voglio raccontare. Gennaio 2014, all'età di 19 anni, 7 giorni e 18 ore, scopro di avere un tumore. Ad essere sincero, me l'aspettavo un po' più romantica come prima volta. Un sacco di gente nel tempo si è fatta coraggio e mi ha fatto diverse domande. Se in questo momento sono davanti ad una telecamera è perché voglio far conoscere tali risposte anche a chi, per un motivo o per l'altro, non si è mai sentito di chiedermi nulla. La motivazione per cui lo faccio è per me profonda e per certi versi anche complessa. Penso sia importante farvi sapere cosa mi spinge a dar vita a questo diario. Parto dunque rispondendo alla domanda. Allora, un vero e proprio diario attraverso il quale Luca ha deciso di raccontare questa lotta con il tumore che ti ha colpito appunto quasi tre anni fa. Giovanissimo, 19 anni, sportivo, in splendida salute, e come si è ovviamente a 19 anni, a un certo punto hai avuto una serie di segnali che ovviamente non hai interpretato come segnali, insomma, così allarmanti, e sei andato avanti fino a un certo punto, quando hai sentito un dolore a un fianco. Ecco, io prima di farti raccontare la tua storia, che è molto, molto bella, devo dire molto coinvolgente ovviamente, ma che ci comunica anche una, ovviamente, una grande voglia di vita, un grande sarcasmo, e devo dire che guardando questi filmati, oltre a essere coinvolti dalla sua storia, c'è anche modo di farsi qualche grassa risata, perché Luca veramente ha un approccio nei confronti di questa vicenda incredibile ed esemplare. Ecco, però io ti chiedo subito, perché hai voluto in maniera così evidente far entrare tutti nella tua vita? Anticipo dicendo che questo aprirmi è stato il mio modo di reagire alla comparsa di questa malattia, che è comparsa recentemente per la terza volta. Nonostante l'avessi già sconfitta per la seconda, è tornata ancora. È stato un mese agosto, difficilissimo per me, e davvero non ne vedevo una via d'uscita, perché insomma era la terza volta che tornava. Avevo già tenuto da parte qualche riga di un diario, e la mia reazione a questa malattia, che veramente voleva portarmi via tutto, è stato creare qualcosa di nuovo. E quindi ho detto, trasformiamo il diario, facciamone qualcosa di ancora più grande, qualcosa che arrivi ancora più direttamente alla gente, perché è giusto che vorrei raccontare quello che la malattia mi ha fatto vivere, mi ha fatto pensare, riflettere e soprattutto crescere. E quindi l'hai fatto con una serie di filmati che tutti possono vedere su YouTube. L'hashtag qual è? Come possono? Il Re Leone? Il canale si chiama Il Re Leone, c'è anche una pagina Facebook che si chiama Il Re Leone Black Holes and Revelations. E lì tu hai appunto postato una serie di filmati dove racconti anche un po' tutta quella che è la storia. L'hai fatto, devo dire, con grandissima leggerezza, con grande simpatia, con grande ironia, da cui comunque traspare che appunto sono stati tre anni molto, inevitabilmente, molto duri, molto intensi, che tra poco ti porteranno poi alla fine a un intervento. Sì. È programmato per più o meno fine dicembre il trapianto di midollo da donatore. Già l'anno scorso, per guarire la seconda malattia, ho fatto un trapianto col mio stesso midollo,
e questa volta si è reso necessario quello da donatore, però dovrebbe essere la soluzione definitiva e ci credo. Vabbè, ci crediamo tutti, ci mancherebbe altro. Allora, ascolta, ci sono stati momenti ovviamente molto, molto, molto duri, ma che tu hai voluto trasformare con grande leggerezza, e quindi poi chi guarda questi filmati si gode anche dei passaggi molto, insomma, che vengono affrontati con grande sorriso, no? Perché ovviamente tu hai scoperto un mondo, tuo malgrado, già a cominciare da come hai scoperto questa cosa. Sì. Tu avevi semplicemente un dolore a un fianco. Esatto, io dormivo poco la notte, sudavo, mi grattavo, avevo questo fastidio a un fianco che pensavo fosse semplicemente legato allo sport che facevo. Chiaramente uno non pensa di avere una cosa del genere. Da una normale lastra che ho fatto per vedere cosa fosse questo fastidio, cavolo, gli occhi del medico che guardò, mi fece vedere quell'immagine, io non le dimenticherò mai, li ho fissi in mente, e fa: chiama il pronto soccorso perché c'è questa massa di 15 cm per 10 che, insomma, non dice nulla di buono. E dopo, insomma, altri esami ha scoperto di questo linfoma di Hodgkin. Esattamente. E, allora, giusto per ricordare, un tumore raro che colpisce in particolare tra i 20 e i 30 anni oppure gli anziani. Esattamente. E adesso, appunto, con questa operazione, grazie a una donatrice molto particolare di midollo osseo, appunto, riuscirai ad affrontare il tutto nel migliore dei modi. Vogliamo ricordare chi è questa donatrice? Sì, dico la buonissima notizia è che mia sorella Giulia è donatrice compatibile al 100%, e quindi sarà lei da darmi questo prezioso dono. Preziosissimo dono. Tra l'altro voglio anche ricordare, appunto, tutta la tua famiglia, no? Quindi i tuoi genitori, sì. E tre sorelle. Che ovviamente ti sostengono alla grandissima. Assolutamente, insomma, la famiglia ha avuto un ruolo fondamentale di sostegno in questo percorso. Così come tutti gli amici, presumo. Chiaramente, si scopre ancora di più il valore dell'amicizia e l'importanza di non essere soli in questo percorso. Io credo che da soli non si possa uscire. Con le persone giuste al fianco, però, ogni battaglia veramente si può affrontare nel migliore dei modi. Ecco, il tutto era iniziato dicendo, appunto, con questi segnali che tu non avevi interpretato in maniera... Cioè, a un certo punto avevi una palpebra un po' chiusa, e ho visto bene una sì, foto... Sì, mi sono trovato un giorno, mentre eravamo in gita, mi sveglio dopo la notte passata in stanza così, vado in bagno, mi guardo allo specchio, oddio, ho un occhio che è mezzo chiuso e non si apre più. Ma alla fine a 19 anni ci... Non è che stai lì a guardare l'occhio a 19 cosa sarà, anni. Cosa sarà mai? In realtà avrò bevuto un po' troppo, no? Scherzo. Cosa sarà mai? E alla fine poi era un segnale. Delle tante conseguenze della dimensione, della massa che, insomma, faceva il suo lavoro. Un percorso complicato che ti ha portato a momenti molto duri e, se vogliamo, anche un po' strani. A un certo punto c'è stato un periodo in cui avevi un caldo terribile, continuavi a sudare. Sì. Cioè, eri una stufa. Praticamente in pieno inverno, con 15 gradi nella stanza, io comunque avevo bisogno di stare mutande e canottiera e dormire a queste temperature, perché la malattia davvero mi faceva sudare tantissimo e avere questo caldo incredibile. Quindi ti hanno messo di notte nella stanza più fredda della casa e nonostante questo stavi sopra le coperte. Esattamente. Perché... E questo, insomma, è solo uno, ovviamente, dei tanti momenti che hai dovuto affrontare grazie anche all'aiuto dei tuoi. Ecco, ne approfitto per chiederti, ovviamente, tanti rapporti con la sanità, con i medici, con tutte le strutture sanitarie. Anche questo può essere visto come una sorta di calvario in qualche caso. Dipende, ovviamente, che tipo di persone incontri, che tipo di persone hai incontrato. Io sono stato fin da subito seguito dal reparto di ematologia di Cremona, che saluto, che davvero penso abbia fatto la differenza, sia per la competenza dei medici, sia davvero per anche l'anima che ci hanno messo e quanto bene mi hanno voluto e mi hanno trasmesso in questo mio percorso, sia per la prima che per la seconda malattia. E davvero sia i medici che le infermiere mi hanno fatto veramente stare, mi hanno aiutato tantissimo in questo percorso che davvero mi ha fatto guarire nel migliore dei modi e passare e trasformare questa apparente maledizione in qualcosa, in un dono che mi crescesse e mi facesse passare brutte notizie e tenere solo qualcosa di bello. Senti, perché hai scelto astronomia? La fisica è una passione che ho da sempre, ma insomma sono anche un inguaribile romantico e chi non rimane affascinato a guardare le stelle la notte e a fissare il cielo? E questo mi ha portato a scegliere l'Università di Padova Astronomia. È un percorso che sto affrontando davvero
con grandissimo impegno, mi sta piacendo tantissimo e ogni volta che magari facciamo con l'università le uscite all'osservatorio di Asiago è un'emozione incredibile, nonostante davvero non dica che sarà mai, no. Ogni volta che vado là è un'emozione incredibile che mi fa dire è il percorso giusto per me. Senti, nei tuoi filmati tu dici la seconda domanda che mi facevano è ma come l'hai scoperto? Sì. E vogliamo ricordare qual è la prima? La prima è come va? Che sembra una domanda scontata, e un po' lo è, però la risposta non è mai così banale, soprattutto quando chiede a una persona che è in una situazione della sua vita molto particolare che lo sta stravolgendo. E quindi il più delle volte rispondo con onestà, guarda, perché penso che non ci sia da nascondersi, in questo momento sono un po' con la testa fra le nuvole, un po' emotivamente sotto sopra, è perché sto vivendo questo momento. E questa domanda sembra molto banale, ma la risposta non lo è mai, perché se ci pensi anche noi quando incontriamo persone, gli chiediamo sempre ciao, come stai? E dando per scontato. Esatto, magari anche quelle persone stanno vivendo una loro battaglia di cui noi non sappiamo nulla, quindi bisogna essere... C'è una bellissima citazione che porto sempre con me, che dice ogni persona sta appunto combattendo una battaglia di cui noi non sappiamo nulla, sii gentile sempre. Ed è una cosa che ho interiorizzato e che appunto ogni volta che quando chiedo come sta una persona, davvero sono interessato a sapere come questa stia in realtà. Non è solo una formalità per salutare. È una riflessione che ho fatto su questa domanda, mi ho posta tante volte un po' per formalità, ma alla quale io tengo molto, che la risposta sia sempre onesta. Vedendo i tuoi video e naturalmente anche incontrandoti si capisce quanto tu sia attento e sensibile, tanto che ti sei posto il problema come dirlo a chi mi sta attorno, come dirlo per esempio alla mia ragazza. Insomma, lei non l'ho presa benissimo, è chiaro, io non volevo assolutamente allarmarla perché quando mi hanno detto guarda ti mandiamo al pronto soccorso per questa cosa, cioè di essere ricoverati, non c'era ancora la certezza fosse un tumore, c'era un problema. È chiaro, non volevo allarmarla perché non ce n'era bisogno, è una persona molto emotiva Elena, e ci teneva a non sconvolgerla come l'ero stato io. E quindi alla fine le ho detto semplicemente la verità, guarda, c'è un problema, vado a fare dei controlli, ti faccio sapere come va chiaramente, ma stiamo tranquilli che qualunque cosa accada si risolverà. E così poi alla fine è andato, anche se le notizie insomma erano un po', ci hanno colto alla sprovvista, la situazione è andata bene. Allora, se la vita ti ha posto di fronte a questo ostacolo è perché sa che sei abbastanza forte per poterlo superare. Questo è un messaggio che mi ha mandato mio cugino Enrico la prima notte del ricovero. Quel messaggio mi ha salvato da tutti i brutti pensieri che in realtà stavano arrivando. Mi è arrivato un po' nel momento in cui i miei genitori sono dovuti andare via e sono rimasto da solo in stanza. In quel momento insomma iniziavano a salire le paure, sei da solo, non hai più nessuno che ti stia attorno. Arriva questo messaggio che mi dà una carica incredibile. Dice hai questa sfida Luca, l'affrontiamo, hai le persone che ti sono attorno, scoprirai una forza che non sapevi di avere, affrontiamo tutto. E davvero quel messaggio quella notte mi ha salvato. Insomma, io ho dormito convinto di dire ce la faccio, qualunque cosa sia ce la faccio. E ne siamo convinti anche noi. Luca, ti dobbiamo salutare, ci piacerebbe rimanere ancora con te perché insomma veramente poi ci dai un'energia incredibile anche per la tua giovane età e noi siamo un po' meno giovani. Questa è una cosa che ti ho portato. Ti ringrazio moltissimo. Perché gli origami sono una delle passioni che ho coltivato nel tanto tempo libero che la malattia mi ha fatto avere e quindi adesso regalo gru che sono un simbolo di felicità, un augurio di un buon auspicio che accada qualcosa di bello alla persona a cui lo si regala e grazie per l'opportunità di essere venuto qui. Spero di meritarlo, ti ringrazio sicuramente. Molto. Grazie, bocca al lupo. Grazie mille. Ciao Luca, grazie. Luca Tironi, grazie, ci vediamo tra poco. Un minuto dopo le 13, pronti per collegarci ancora con Cristina Coppola all'Olis Medical Center. A te Cristina. Grazie Giovanni, allora siamo qui, siamo nella sala dei corsi della Olis per vedere quello che si può fare anche senza attrezzi da palestra, quindi teoricamente si può fare anche a casa propria una volta imparato bene l'esercizio. Sì esatto, qui mostriamo una tipologia di lavoro totalmente differente su una tipologia di persone differente. Prima abbiamo visto una persona molto pratica nello sport,
Qui vediamo una signora che ha praticato sport in passato, ma è parecchio tempo che non pratica più. E inoltre una signora con qualche problema a livello vertebrale. Quindi il messaggio importante che lanciamo è questo. Questa è una batteria di esercizi che riguarda sempre la stabilità del tronco e della colonna, ma può essere adattata a persone che hanno problemi. Quindi da esercizi molto dolci, anche nel movimento e nella difficoltà. Assolutamente. Teniamo presente che questo è già un esercizio magari impegnativo per qualcuno, ma nel caso della signora lo teniamo controllato. Siamo ovviamente in una fase dove la signora non ha un dolore acuto, e questo è importante, però questa batteria di esercizi può essere utilizzata e può essere praticata anche da persone che soffrono di dolore cronico. Quindi sempre sotto il controllo, però, sotto il controllo di una persona che sa quello che fa. Gli esercizi come vengono individuati? Quindi soltanto un controllo, attraverso quello che è un esame medico della persona, ma anche seguendo quelli che sono i loro dolori? Allora, c'è una parte iniziale che riguarda l'anamnesi, che riguarda visite mediche che vengono fatte per la persona specifica, e poi c'è una parte più clinica, cioè ci fanno dei test per individuare se alcuni movimenti scatenano o meno il dolore. Se questi movimenti non scatenano il dolore, si può passare a questa fase, che è una fase di controllo del movimento e contrazione di muscoli che assistono la colonna in questo caso. Normalmente le persone che cosa ti chiedono? Dove trovano maggiori difficoltà nella vita quotidiana? Allora, le persone trovano parecchia difficoltà a coordinare i movimenti, cioè a eseguire delle sequenze di movimenti che coinvolgono più gruppi. Quando uso il braccio, le gambe insieme, cioè siamo molto poco abituati a coordinare, siamo troppo, per dirle un termine un po' volgare, slegati nei movimenti, però è questo il concetto. Questo quindi anche nella vita di tutti i giorni, si incontrano ostacoli anche in questo senso? Sì, noi i danni ce li facciamo nella vita di tutti i giorni, non dobbiamo dimenticarlo, che le situazioni patologiche derivano, perché molto spesso si incolpa, per esempio vedo persone che corrono e mi dicono che si sono fatte male correndo, che hanno un problema vertebrale perché corrono, dimenticando che magari stanno sedute 8 ore al giorno, quindi diciamo che c'è un concorso di colpa, o spesso è più la postura seduta e quindi la vita di tutti i giorni che genera dei problemi. Ecco, anche in questo caso ti chiedo quante volte alla settimana è corretto fare questo tipo di esercizi e per quanto tempo? Allora, anche qua io dico, sulle canoniche 2 volte alla settimana, mezz'ora, 40 minuti è il tempo giusto, proprio per cercare di coinvolgere, di risvegliare. Qui stiamo sempre parlando del nostro capo supremo, che è il sistema nervoso centrale. In questo caso stiamo vedendo un esercizio di stabilità unito ad una instabilità, cioè creiamo una condizione per la quale il corpo è in disequilibrio e deve adattarsi. E questo è il concetto importante, stimolare il sistema nervoso centrale, perché il sistema nervoso centrale è la struttura che ci governa ed è quella che è in costante mutazione. Fino a che età si possono fare questi esercizi? Non c'è un'età, perché noi siamo, ripeto, siamo una struttura che, la cui vita è in costante miglioramento, cioè siamo un sistema biologico perfetto che continua a lavorare, continua la sua modificazione. Le cellule nascono e muoiono sempre, ovviamente a velocità diverse, ovviamente bisogna tener conto di dare uno stimolo adeguato, tenendo conto dei problemi cardiovascolari o meno. Però c'è sempre necessità di movimento, perché non dobbiamo dimenticare che le nostre strutture più basilari, che sono le cellule, si muovono e quindi il movimento è proprio alla base della nostra vita. Ecco, un'ultima cosa, dopo l'esercizio comunque si prova un affaticamento o dei dolori muscolari come quando si fa un'attività fisica intensa? Allora, sì, però è cura della persona che lavora su queste cose non esagerare, cioè diciamo che la differenza tra un lavoro fatto bene e fatto male è che il giorno dopo si può provare un dolore, ma non deve essere un dolore per cui non riesco ad alzarmi, altrimenti vuol dire che qualcosa è andato storto. Allora, vogliamo chiamare Marco e Matteo per raccontarci com'è andata? Vieni, avvicinati Marco. Passi davanti alla telecamera, sei molto bravo a fare gli esercizi, ma qua sei inesperto, infatti, no? Sei tu a guidarmi.
No, è un lavoro completamente diverso, anzi è l'inizio di un lavoro che può portare a fare un certo tipo di lavoro di stabilità, è un approccio più casalingo, ma allo stesso tempo comporta dei rischi che se non vengono ovviati da un operatore possono portare a dei problemi un po' più seri. Avevamo una casistica un po' particolare, ci siamo affidati alla base e abbiamo cominciato con un ponte e l'abbiamo progredito di esercizio in esercizio con degli strumenti che si usano abitualmente qua. Guarda, come ha detto Marco, abbiamo progredito gli esercizi partendo da un semplice ponte e successivamente abbiamo creato un po' di stabilità con delle nuvolette propriocettive per far lavorare di più il sistema nervoso centrale e pian piano, come ha detto Marco, step by step si va a incrementare un tipo di lavoro personalizzato. Allora, andiamo a vedere cosa riesco a fare io, Augusto? Allora, questo sarà il nostro grande obiettivo del 2017, portare Cristina Coppola qua ad Olisore e farla lavorare in diretta, quindi lo annunciamo a tutta Cremone, provincia. No, non credo che questo accadrà, comunque Giovanni ti restituisco la linea, un saluto qui da Olis Center a voi. Grazie, grazie Cristina e ai tuoi ospiti, adesso insieme a Roberto Codazzi come ogni martedì per annunciare un concerto il prossimo 10 dicembre, sabato, è un concerto che vedrà protagonista un grandissimo chitarrista. Roberto. Sì, cosa c'è Giovanni di più affascinante per chi ama il rock di un chitarrista come Steve Burns, considerato uno dei più grandi chitarristi rock del mondo, che imbraccia la chitarra mitica, iconica per eccellenza, quella di Jimi Hendrix, di Eric Clapton, di David Gilmour, la Fender Stratocaster, bianca per di più, e sarà al centro del palcoscenico del Teatro Sociale di Soresina sabato prossimo alle 21. Concerto a favore di una serie di associazioni, tra cui il Polio Plus del Rotary, Dopo di Noi Insieme. Comunque abbiamo Massimo Tini, che è nel comitato organizzativo del sociale, che ci illustra questa manifestazione. Massimo. Sì, allora l'evento è ovviamente dei Rotary. Io li sto aiutando così, mi ha chiesto una mano a organizzare, dato che sai benissimo che la mia passione è la musica, quindi detto fatto. Steph è un grandissimo chitarrista. E lo sentiamo anche, perché insomma ricordiamo che è il chitarrista di fatto di Vasco Rossi, sì, no? E qui vediamo un live, credo, a San Siro, dove Steve Burns dà tutto se stesso, e chi non lo ha apprezzato e non lo riconosce, anzi Ottini, aspetti un attimo, va, sentiamo. Sì, sì. Steve Burns, allora dicevamo Ottini, quindi insomma da non perdere. No, assolutamente da non perdere, anche perché la finalità è benefica. E i Rotary organizzano ogni anno un concerto al teatro e la finalità, come diceva prima Roberto, va a queste tre associazioni. Tre scopi, sono Amico Campus, Dopo di Noi e Empolio. Dopo di Noi praticamente è un progetto legato ai ragazzi disabili con disabilità che perdono i genitori, tanto che è stata fatta recentemente anche una legge tanto vituperato governo Renzi. È una cosa importantissima, sì. E secondo me conviene partecipare, primo per la finalità e secondo per Steve, o viceversa, insomma. È una grande opportunità per chi abita nei paraggi di Soresina, veramente. E allora sabato al Teatro di Soresina, tra l'altro insomma Ottini è da anni promotore di concerti a scopo benefico, quindi insomma anche una grande esperienza, oltre che grande generosità. Beh, mi do da fare, insomma, penso sempre che se facciamo qualcosa per gli altri alla fine qualcosa tornerà a noi, se siamo domani ho bisogno io, qualcosa si spatterà per me, non lo so. Ecco, tra l'altro appunto già tanti concerti e con grandi artisti, vogliamo ricordare qualcuno? Beh, a me quello che è rimasto nel cuore è stato quello di Bob Rozman, che nel dicembre, 14 dicembre di 3-4 anni fa, quello mi è rimasto proprio nel cuore perché poi purtroppo è mancato, ed è poi Massimo Varini, Ed Gerard, l'anno scorso i Rotary hanno fatto Bluesman, il famoso bluesman italiano, suona l'armonica. Fabio Treves. Insomma, il teatro ogni anno si ha qualcosa da dire in fatto di musica. Merita. Teatro Soresina alle 21 di questo 10 dicembre per Steve Burns, che non sarà solo. No, in trio.
Qui sono in tre. Paolo Zadra, che è la bassista di Fedez, e poi c'è Joan van Armelot, non so se si dice bene così il nome, che è un olandese, il batterista. Insomma, un grandissimo protagonista, non solo con Vasco Rossi, ma Steve Burns ha veramente suonato con i più Stevie grandi. Wonder, no? Ecco, Steve Wonder, Steve Winwood, James Taylor. E per aggiungere una nota di gossip, per chi ama il genere, lui è il marito... D'altra parte, con questi bicipiti e il cappello lungo, ha conquistato Maddalena Corvaglia e il cerimoniere del loro matrimonio è stato naturalmente Vasco Rossi. Non poteva che vivono così. Los Angeles, per cui è una cosa estremamente suggestiva. Insomma, grande personaggio, grande artista, grande musicista, Solesina, sabato 10 alle 21, e l'ingresso appunto raccoglierà i proventi per dare in beneficenza a queste tre associazioni, a questi tre obiettivi. Grazie naturalmente a Massimo Ottini e grazie a Roberto Codazzi. Grazie a voi, che siete sempre gentilissimi. Grazie. Tra poco l'ultimo ospite di oggi. Eccoci, ultimi minuti della nostra trasmissione, purtroppo pochi minuti perché ci vorrebbe invece tanto tempo per parlare di due nuove guide turistiche che guarda caso si chiamano Ti racconto Cremona, che mi ricorda qualcosa, tipo una nostra rubrica che va in onda il venerdì sera, grazie a Tommaso Giorgi e grazie alla CRART. Ciao Tommaso, bentornato. E allora, questa vostra esperienza che da qualche anno vi porta attraverso il CRART a illustrare le bellezze e anche i segreti di Cremona, ebbene, tutta questa esperienza adesso si ritrova concentrata in queste due nuove guide turistiche, appunto, Ti racconto Cremona, una un po' più, diciamo, completa e l'altra un po' più sintetica, una rossa e una grigia. Cosa avete voluto raccontare? Abbiamo voluto raccontare questa città grazie anche alle scoperte che abbiamo fatto, alle connessioni che abbiamo creato, appunto, merito va molto anche alla sfida che abbiamo raccolto di diventare autore e conduttore di questa trasmissione che si chiama Ti racconto Cremona e dall'altra parte appunto la continua necessità e voglia di studiare e di rendere onore e merito alla nostra Cremona. E quindi questo ha prodotto questi due volumi, appunto come dicevi la versione grigia è una versione più sintetica e basata sul tempo. Se uno ha un giorno, poco tempo, mezza giornata, una giornata, due giorni, tre giorni, cosa poter fare a Cremona. L'altra invece è stata pensata in una maniera un po' diversa e particolare rispetto alla guidistica che è stata pubblicata finora e abbiamo cercato di trasformare i visitatori, ma anche i cittadini che vogliono prendere questa guida, e sto parlando della versione rossa, in cremonesi, e quindi li faremo entrare dalle quattro porte della città che, nonostante, sebbene non ci siano più, nel nostro parlare quotidiano sono ancora presenti. Devo dire che ci sono splendide foto scattate dal nostro Francesco Sessa, che adesso è come un gioco di specchi, sta inquadrando le sue foto, va bene, ce la facciamo. Bellissime foto che illustrano appunto le tante bellezze dal punto di vista architettonico, storico, artistico. Insomma, veramente grazie alla vostra competenza si scoprono tanti segreti, lo sappiamo bene, attraverso la rubrica televisiva. No, non solo grazie alla nostra competenza, ringraziamo per il complimento, ma anche perché comunque questa città ha tanto da offrire. Se noi fossimo in una realtà un po' meno ricca sarebbe stato tutto più complesso. Anzi, qui la parte più complicata è stato cercare di alleggerire comunque un po' il discorso, perché sennò avremmo dovuto produrre tanti volumi e di tantissime pagine, e quindi la sfida grossa è stata sintetizzare e rendere naturalmente accessibile a tutti una storia che ha più di 2000 anni, quindi riuscire a rendere veramente merito e omaggio a questa città, perché un po' è lo scopo che abbiamo sempre noi, cioè riuscire a dire grazie a questa Cremona che ha sempre tanto da offrirci, sempre tanto da darci. Allora, naturalmente uno strumento agile, moderno, è alla faccia del digitale, verrebbe da dire. Sì, beh, comunque il cartaceo ha ancora il suo fascino e soprattutto quando noi andiamo in giro notiamo che tante persone comunque amano ancora avere davanti un libro sul quale leggere e soprattutto chiedono questa tipologia di strumenti e di aiuti per capire la realtà che stanno visitando e che stanno incontrando. Quindi, vogliamo ricordare che è stata realizzata da Confcommercio. Allora, questo è un lavoro, diciamo, che rispecchia un po' tutta quella che è anche la cremonesità, cioè il coinvolgimento è partito da un editore cremonese, SD Edizioni,
siamo stati cercati noi, ha trovato l'appoggio di Confcommercio Cremona e grazie poi anche all'attività che si fa con la pubblica amministrazione si riesce sempre poi anche ad integrare tutta la serie di contenuti che si possono dare. Però effettivamente l'Associazione Commercianti Confcommercio Cremona hanno creduto e credono in questo progetto proprio perché comunque una degli obiettivi primari è proprio sviluppare il turismo in questa città o coadiuvare, aiutare il turista che arriva in città. Ultima battuta, pochi secondi, dove si trova? Allora, adesso si trova presso il bookshop del Museo del Violino e presso la sede CRART di Viaselli 88. Nei prossimi giorni poi comunicheremo in maniera più specifica anche tutti gli altri luoghi dove sarà possibile reperire la guida, però in questo momento è già reperibile in questi due posti. E allora le nuove guide della città di Cremona con Ti racconto Cremona, grazie alla passione e alla competenza delle guide del CRART e grazie naturalmente a Tommaso Giorgi. L'appuntamento è naturalmente con la guida oppure il venerdì alle 22 qui su Cremona 1. Grazie Tommaso. Grazie a voi. Grazie. Ci dobbiamo salutare, ci vediamo domani in diretta alle 12 qui da Cremona 1. Ciao a tutti, tra poco il telegiornale.